Giro di Lombardia per noi è una festa. We prepare the bottles for tomorrow for the big classic. For the last one, World Tour Racing tomorrow. Not the last one, eh? Ah, yeah, the, yes. Guan Chi, the last monument. Monument, yeah, if you want. Yes, it's correct. We go to see the area where we are staying. Sylvain Monique made a nice loop, and then hopefully a good coffee. He's more going for the cakes than the coffee. Why did you go for the climbing bike? Personally, because of the weight. It's feel light. I really like to ride it, especially in the corners. To gain speed again, it's a nice bike. Bella Italia! That we're only allowed to do if we win. Okay, see you. First time Lombardia. And you, Silvo? Second. How do I define? Yeah. Like Gran Fondo. Super long, super difficult. What's the hardest part? But here I think it's the last climb, Sormano. I think it's quite hard. How long is it? Maybe 8-9K, no? Ah, it's not Muro. It's not a steep one. No, but still, it's 8 or 9K. But that's not Sormano. Sormano is the last part, I think, no? No, but the top is Sormano. Yeah, top is Sormano. You have to go to Madonna di Ghisallo. You have to go there, it's super nice. Vi hai disfruttato della vita. Perché è importante il Ghisallo? Il Ghisallo è molto importante perché questo santuario, questa chiesetta, è stata dichiarata nel 1949 da Pio XII la patrona dei ciclisti. Il Giro di Lombardia, da quando è nato, quindi da 108 anni, è sempre passato dal Ghisallo e i campioni che si allenavano per il Giro di Lombardia si fermavano sempre qua su questa chiesetta a ringraziare la Madonna che è la protettrice dei ciclisti e quindi Coppi, Bartali, Magni, una serie di campioni hanno sempre visitato e pregato e acceso un cero in questa chiesetta. Diciamo che il ciclismo per la Lombardia è la regione italiana dove c'è più ciclismo, dove ci sono più società ciclistiche, dove ci sono più corridori e dove ci sono tanti ciclisti amatori. Si parla che in Lombardia ci siano più di 150.000 persone che utilizzano la bici da corsa e che facciano dalla bici da corsa uno strumento di vivere bene, di gioia, di bellezza e di sentirsi in pace con la propria coscienza. Perché noi ciclisti diciamo che far fatica noi godiamo, a noi piace far fatica e quindi la bicicletta è uno strumento, come disse qualcuno, che lo vediamo là sul monumento, creato per far fatica e gioia. Is it hard? Actually, yeah. Really Italian. Yeah. You know the roads are twisty, a lot of potholes. The climbs are also really Italian, like hairpins, small roads. But I really like them actually. And overall, what do you feel about the whole year? If I would have guessed how my year would have gone before the year started, I don't know if it has been worse
or better. Yeah, to be honest, now I care less about the bad things that happen and more about the good things. And I remember the victories more than the times I've spent injured or whatever. It has been a comeback story 7 times already or something, I don't know. The last monument of the year, Tour of Lombardia, very nice race, long race as well, hard race. And yeah, of course, when we see the start, there's one guy above everyone else. Von Nebelt dalla Germania c'è Johannes I mean I'm satisfied with how the team performed. We had some bad luck when we see the first race of the year when we lost Florian, broke his leg. We missed him more than a half year, several injuries, crashes. But on the other hand, Arnaud confirmed again, he's still 22, he's 7 wins. When we see the step that Maxime did, that Lenny was super good, especially in the beginning of the season. Then also Jeno Bergmoes stepped up, Alec is doing well. I'm satisfied with the performance of the team. We have a young team and I'm satisfied. Benvenuti al Giro di Lombardia. Il Giro di Lombardia per noi è il massimo, è sulle nostre strade e per noi è una festa. La scalata più dura è prima sul lago di Como, è la colma di Sormano e lì si deciderà la gara. In realtà è il monumento migliore perché è l'ultima della stagione, la gente arriva stanca e devono proprio dosare le forze per arrivare ad oggi e quindi penso sia importante anche per quella. Che mangia? Mangio un panino con il cotto e un formaggio fatto qua, proprio qua lo fanno. Buono prosciutto italiano è buono. Met dan niet zo goede benen, dat is toch veelbelovend voor wat er dan volgend jaar en de komende jaren aankomt. Ja, het is een heel rare jaar geweest voor mij. Ik kan mezelf soms moeilijk inschatten. Ik heb heel veel tegenslag gehad, maar ook heel veel mooie resultaten en mooie dagen gehad. Dus ik ben blij dat ik toch maar een redelijk positieve, of een redelijk goede uitslag kan eindigen. Ja, het moment dat er een...